Ragazzi, vi aspettiamo tutti al Comics Adventures il 21 e 22 giugno. Ci sarò anch'io, Pegasus, Ivo De Palma e anche io. Presentare un personaggio che sicuramente, diciamo, la sua voce vi ricorda qualcosa, vi ricorda tante cose. Nell'immaginario collettivo ha dato voce a personaggi che stiamo vedendo in questo momento seduti sul palco, e quindi io direi di vedere, o quantomeno sentire, perché la luce in questo momento non consente di vedere le immagini nel modo, diciamo, più consono, però vediamo una clip che presenta l'ospite che sta per salire sul palco e fare due chiacchiere insieme a noi. Mister e Mistra Bonks e la mariosa sposa, allo! 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 Chiedi molti pardoni che a Tandri, moi from Phyllis chi conosce, ha già offre qualche shot di drink? Oh sì, oh, sì! Le posa! Mi resi subito conto che era uno sbaglio di proporzioni titaniche. Quel tipo avrebbe coordinato il nostro matrimonio. E come? Coi sottotitoli? Io so! Ok, apri, vieni come, chi vuoi parli di tutto lo grande giorno, lo okay. Grande giorno di Eposa. Papilla, vieni qua di dentro. Ah, sedere. Sofà è il mio destino, io destino molto carino, io credo. Ora voi ancora non ho fatto vostra lista, ma voi sa chi vuole vostro matriaggio in casa in sex de Gianvaio, chi? Ah? Sì. Scusi, ha detto? Sì, è vero, ci piacerebbe il matrimonio in casa il 6 di gennaio. Io adoro i matriaggi in casa. È molto personabili, intimitosi, molto favolosi. Oh sì, sexy di Gianvaio. Abbiamo 7 messi. Oh, è lasso. E 5 messi. 5 messi, non molti. Pochi, non ti preoccupa, 3-3-3-3, perché pochino presto, ma Frank fai calemante, spettaculoso. Io voi visto un po' tre cassati, voi sta tranquillo. Così ora noi vede. La cosa che io suggerio è che noi primieramente scegli il gatto. Oh. Capisci perché gatto, capisci? Sempre gatto dice che tipo di matriaggio noi finisci per fare. Così noi scegli il gatto, chi? Ok. Sceglie gatto? Il gatto gatto. Cos'è successo? Non lo so chi c'era, ma qualcuno c'è rimasto secco. Eh? Qualcuno ci ha fregato il lavoro, sono là dentro. Due uomini. Hanno litigato e uno di loro ha sparato all'altro. Chi? Non lo so. Però uno dei due si chiama Cobra. Tant'è vero che parlava sibilando. Cobra? Cobra? Non conosco nessun Cobra. Il Cobra? Andiamocene via. Un momento. Aspettiamo e vediamo chi è. Anche noi lavoriamo qui. Senti che gli sbirri ci arrestino per qualche lavoretto e ci interroghino su un omicidio commesso in questo quartiere. Non sarebbe bello poter descrivere la faccia dell'assassino? Sì, è una buona idea. Certo che è una buona idea. Cobra, eh? Sono sicuro di non sbagliarmi. Miles, ma deve essere così sgradevole. Le ho detto che la odio la caccia. È vero che odio anche i topi. Mi dispiace, lei sa perché faccio questo. Gli ispettori dell'Associazione Nazionale Maggiordomi verranno qua venerdì ad osservare come lavoro per decidere se accettarmi o no come membro. Oh, davvero? Io credevo che fosse uno scherzo, sai, è talmente ridicolo. Cioè, voglio dire, molto, molto professionale. Io sono l'ultimo rampollo di una lunga genia di maggiordomi, tutti onorati membri. Fino a quando mio padre, al servizio del duca di Carlisle, il ciampò in un maledetto vaso. E fu cacciato per questa ragione? No, perché giocava alla lotta nudo con la duchessa. Buongiorno, miei Weasley. Buongiorno Arthur. Che nottata! 9 ispezioni, 9! Ispezioni. Papà lavora al Ministero della Magia, ufficio uso improprio dei manufatti dei babbani. Lui adora i babbani, li trova affascinanti. Finalmente! E tu chi sei? Oh, mi scusi, signore, sono Harry, signore. Harry Potter. Santo cielo! Sei proprio tu! Ron ci ha parlato di te, naturalmente. Quando è arrivato, Harry? Stamattina. I tuoi figlioli hanno guidato la tua macchina incantata fino al Sarre e ritorno stanotte. Ma davvero? E come andava? Una meraviglia. Voglio dire, avete fatto molto male, ragazzi. Molto, molto male. Una birra, astinenza da lupolo.
Chi è Lupolo? Il nano ubriaco. E Binocolo? Il nano guardone. Poi c'è Ovulo, il nano ginecologo. E Brufolo, il nano del tuo pisello. Bella questa. E poi allora c'è anche Melatonina, la mela che ti tira su. Oh, no, così non funziona. Non rovinare il gioco, no. Funziona e come? Ma che cosa dite? No, no. Sì, funziona. No, non funziona. Non funziona. Il nome deve essere di un possibile nano e tu invece hai detto un nome che non è da nano, perciò... E io pensavo che valessero solo nomi buffi. No, no, devi inventare il nome di un nano, altrimenti dove sta il gioco? Insomma, se non diciamo il nome di un nano e il riferimento, allora siamo solo idioti che sparano cazzate. Mia diletta Augustine, spero che l'umidità di questi giorni non abbia aggravato la tua già grave polmonite. Intingo, intingo, intingo. La sorte di questa parte del paese ha subito una tragica svolta allorché il raccolto di zucca è stato fatto preda da un'inattesa quanto funesta infestazione di nottua. Intingo, intingo, intingo. Peter, sono le 4 del mattino, vieni a letto! I patimenti del talamo nuziale continuano. Scherzi, sono un mago a rimettere insieme le coppie. Ci ho scritto anche una canzone. Per stare bene basti tu. E scoparti non chiedo di più. Io mai ti cambierei, mai. Di un'altra non avrei il suo numero di telefono come hai fatto il primo giorno tu con me. Ehi, salve! Io sono quello che tiene insieme la baracca, che è più difficile di quanto sembri. Forza, ragazzi, andiamo! Kermit riesce a tenere a bada ognuno di noi, il che è splendido, perché questo gruppo va facilmente fuori controllo! Fuori controllo! No, Enimo, aspetta! Kermit! Ehi! Non è un segreto, fra me e Kermit c'è del tenero! Kermit! In Muppet, presto al cinema! Beh, l'avete riconosciuto, direi, quindi tanti personaggi, una vera scarellata. Credo che siamo tutti fan almeno della metà dei personaggi che abbiamo visto. Ma buona, forse anche qualcosa in più. Ecco, allora, che dici? Ma forse quindi abbiamo qui Peter Griffin? Mi sembra. Ma Peter? Un momento. Peter, sei tu? Sto al cesso, non posso ora. Cacchio, ma dov'è la carta igienica? Manca sempre la carta igienica. È proprio vero, che qui il mondo va a rotoli, però non c'è la carta igienica. Io l'avevo detto di mettercela. Stai meglio? Ed eccolo. Liberato adesso è Peter Griffin, anzi Mino Caprio qui al Comics Adventure. Ma non sono solo, ci sono anche altri ospiti. E ci sono anche loro. Ciao Alberto, tutti qua con noi. Come stai? Tutti in fila lì, che carino. Hai visto. Mino, che piacere. Buonasera! Dove state? Bene? Si sente bene? Si sente bene? E allora non chiamiamo il medico se si sente bene, scusa. Allora, eccoci qua. Sono proprio contento di essere qui tra di voi, in questa riserva bellissima dei laghi Curiel, giusto? Però a me devo dirti la verità, cara Alberta, io ho un po' paura delle punture, quindi ho l'agorafobia. Ho la paura del lago. L'agorafobia, mamma mia, tremenda questa battuta. Un spettacolo. Da un spettacolo, ma quello retrivo però, quello retrivo. Allora, sono tutto per te. No, anche per te. Andrea, anche per te. Capisco. Andrea Torricelli da Forlì. Adesso, a parte... Voi non sapete che ha gli occhi belli. Si chiama Andrea Torricelli, sì, esatto, mi chiamo Andrea Torricelli. E allora, essere presentato così da Mino Capri è un onore. No, gli onori, io ti ringrazio, ma gli onori lasciamoli al capo dello Stato. Con vibrante partecipazione, no, lasciamoli a lui, sì. Perché gli onori, un piacere reciproco. Grazie. Bene, e un grande applauso anche a chi mi ha preceduto, ai miei colleghi che sono stati straordinari, Davide, Ivo e Katia. Sì, oggi siete tanti esponenti di un bellissimo mondo, che è quello che probabilmente incuriosisce anche tanto, quindi ciò che c'è dietro ai personaggi che noi vediamo e ascoltiamo.
spesso sarebbe preferibile non vederli i doppiatori, perché poi voi siete affascinati dallo schermo, vedete questi bellissimi attori americani, attrici bellissime, e poi scoprite che in verità noi doppiatori facciamo abbastanza schifo fisicamente. Però non sono una donna, ma secondo me è più bellino di Peter Griffin. Sì, ci siamo, sì. In effetti ho poco Peter Griffin, come vedete è un po' grassoccio, no? Ecco, vi devo dire, quando mi chiamarono a fargli provino, cara Alberta, no, non c'è stato provino, ecco, non c'è stato un provino, è vero, Loris Scaccianoce, bravissima, è divertente, simpatica e pragmatica direttrice, ci chiamò, ci distribuì le parti senza fare un provino e mi disse: vedi Mino, ecco, guarda, questo, fra l'altro davano veramente pochi danari per questa serie, sembrava una serie che sarebbe dovuta morire lì per lì, avere una natura effimera, e disse: guarda, ecco, c'è Peter, il capofamiglia di questo spaccato, di questa vita, di questa famiglia americana, uno spaccato di famiglia americana, e è grassoccio, ha i pantaloni verdi, la camicia bianca, c'ha sempre il telecomando, è sempre steso sul divano, egoista, eccetera eccetera, è grassoccio, quindi guarda un po' tu, sì, vedi il mento come è fatto, sembra che ci abbia due coglioni, due gonadi, testicoli eccetera, per parlare più correttamente, e fai un po' tu. Allora io lì a quel punto ho detto: ma un grasso come può parlare, un grasso è perché è pesante, no? Ecco, allora ho pensato a Paolo Villaggio quando faceva Fracchia, mi si sono intrecciate le dita, oppure un po' a metà strada ho detto: beh, facciamolo un po' così, cioè distante da come la risata è quella, è verosimile, quindi presa dall'originale di Seth MacFarlane, però è diversa perché Seth MacFarlane ha una voce molto più profonda. E io l'ho fatta in questo modo. E l'hai fatta molto bene. Oh, ti ringrazio, sei molto gentile. Però grazie. Come si fa, tu che sei così magro, a trovare la voce giusta per una persona un po' sovrappeso? Ma questo l'ha spiegato anche Davide poc'anzi. Io personalmente sono utilizzato soprattutto per i caratteri e mi diverte molto, è un continuo stimolo, sempre essere diversificante, differente tra un personaggio e l'altro. Perché pensa che noia se dovessi utilizzare la mia vocalità per tutti i personaggi che vado io a doppiare, sempre con la solita voce, che strazio, francamente, no? Allora, ecco, questa cosa mi è motivo di stimolo, di grande stimolo, ma fin da bambino che cercavo di fare anche le imitazioni in classe, sarà capitato anche a voi. Oh, ecco, si vede che con questa musichetta tradisco la mia età, sono stagionato in realtà. Però il vino buono sta nella botte vecchia. Va bene, mi dicevi? Dicevo, ma sì. Interpretare la voce, dare voce a personaggi comunque come Peter Griffin, sì. Kermit, la rana, Ted, esatto. Kermino. Kermino Caprio. Kermit è molto innamorato di Miss Piggy. Fra l'altro in quella presentazione c'era anche la voce di Davide che doppiava Walter nell'ultimo film, vi ricordate? Bravo Davide! Scusa, bisogna menzionarti. Che si chiamava I Muppets, proprio, che ha avuto un bel successo in America. Qui stentano un po', anche se la serie era molto famosa tanti anni fa, e vorrei ricordare Willy Moser che doppiava, è stata la prima voce italiana di Kermit, che a me piaceva tanto. Purtroppo poi venne a mancare e bisognava evidentemente dare un continuum vocale a questo bellissimo personaggio che è un'icona americana. Comunque anche in Italia, devo dire. Anche in Italia? Ci siamo cresciuti. Speriamo. Ho visto molte facce emozionate prima, quando bene, c'è stato il video. Ecco, ti stavo chiedendo, ma essere la voce di personaggi comunque così noti, sì, non implica proprio il essere identificati come loro? Cioè, come la vedi, certo, a livello emotivo questo binomio? Ti possono etichettare. In realtà, per esempio, anche nel mio Facebook, quante volte dice: ti ho sentito in un documentario, l'ho sentito fare, che ne so,
un magistrato in un film americano che emetteva una sentenza, dice: non potevo non pensare a Peter Griffin. Può succedere questo, però se la natura basica della mia vocalità è quella che è, perché ognuno di noi ha, il fatto che io diversifichi sempre, questo aiuta di più magari a non pensare a Peter Griffin, però molti poi mi accostano sempre a Peter Griffin. Un personaggio, prego. È una bellissima trilogia di Star Wars dove tu fai un personaggio che c'è qua, venuto a trovare. C'è venuto a trovare, esatto. Esatto. E lui è, questa è una miniatura esatta di C3PO. Il grande Renato Izzo, io purtroppo parlo sempre di personaggi che non ci sono più, ma lo dobbiamo ricordare perché è stato un grandissimo direttore di doppiaggio, che i miei colleghi stanno applaudendo giustamente. E mi chiamò per fare il provino per la nuova trilogia, seconda, quindi trilogia ultima fino a quell'epoca lì, della saga di Star Wars. Adesso mi chiederà sicuramente. Ebbene, grazie Andrea. Bisognava doppiare questo tipo maggiordomo molto british, perché lui doppiava in un modo robotizzato. Oh cielo, padroncina Padme, Luke Skywalker. Pensate, sapete a chi mi sono rifatto io? Al mio grande maestro Oreste Lionello. Sì, e un applauso va anche a lui che ci sta osservando dal cielo. Lui è stato il mio grande maestro, io ho avuto la fortuna di averlo tanti anni fa, nell'83 se non sbaglio. Vinsi un provino, grazie alla sua bontà decise che io doppiassi il Troilo e Cressida, il personaggio di Troilo shakespeariano, per i classici Shakespeare che andavano su Rai 3, e fu un atto unico come lui si approcciò a me e poi anch'io a lui. Ebbene, io siccome nelle mie corde vocali un po' di lionellite mi è rimasta, fortunatamente, infatti feci anche il provino su Woody Allen. E allora questo robot, che è un androide protocollare, non mi domandate che cosa significhi un androide, non lo so, però fatto sta che è stato fabbricato da Luke Skywalker, questo lo so. E lui parlava in questo modo, molto robotizzato, e mi sono rifatto a Lionello quando doppiava. Oh Gesù, io credo che sì, mi sono innamorato di lei, ma penso di non esserlo. Non, ci vediamo dopo domani. Ecco, grazie. Oh, non volevano che Leo Gullotta doppiasse, vi dico una confidenza, tanto resta fra noi e il web, quindi lo sapranno tutti. Non volevano che doppiasse Leo Gullotta per dei motivi ben precisi che non sto qui a dire e a precisare. L'ascolto del provino sembrava che dovesse essere fatto subito, in modo imminente. Hanno aspettato un mese che Leo Gullotta si liberasse dai suoi impegni teatrali, cioè avevano già deciso praticamente. Queste sono le cose brutte che avvengono nel nostro mondo, in tutti i settori della vita, nella fattispecie è avvenuta nel mondo del doppiaggio. Comunque, C3PO. Poi parliamo Ted. Eccolo qua, Ted, che si rifà un po' a Peter Griffin, però non è un modo da parlare in modo grassoccio. Quindi Ted, diciamo che parto da Griffin, perché è sempre Seth MacFarlane il creatore anche di Ted, ed è una recitazione molto, noi diciamo in gergo, buttata. Sì, mi sono fatto una canna, allora ecco, sentite che è un modo molto sporco di dire le cose. Ah sì, bella, ma perché non ci vediamo? Sì, mi piacerebbe molto andare a letto a dormire con te, ecco, senza dubbio, perché ci sono quei bambini, qui non si può dire altro. Però ecco, doppiare Ted è stato molto divertente, anche se io mi sento molto più vicino a Kermit che non a Ted, perché Ted è come Peter Griffin, molto trasgressivo, vilipendioso, irridente. Quindi Ted però è stato un appuntamento molto stimolante. Tra l'altro, scusate, e concludo questa parentesi legata a Seth MacFarlane. Pensate che Seth MacFarlane è talmente famoso che ha presentato anche gli Oscar, non so se gli ultimi o i penultimi, forse Oscar, ha deciso di fare un film come attore, l'ha prodotto,
prodotto, l'ha diretto, si è autodiretto e si presenta vestito da cowboy per dissacrare il mondo del Far West. Infatti il titolo originale è A Million Ways to Die in the West, ed è una satira proprio sul Far West. Penso che lo titoleranno come Un milione di modi per morire nel West, credo. Dovrà andare nelle sale, penso il prossimo ottobre. Io avevo notato una cosa mentre parlavi, che appunto parlavi del robot di Star Wars, che è comunque un maggiordomo. C'è questo ritorno nella tua carriera dei maggiordomi, il grande Knights della Tata, ma anche a un altro personaggio che sembra comunque un maggiordomo, perché eri presente anche nel doppiaggio e se non ricordo male anche direttore di Lilo e Stitch, giusto? Lilo e Stitch, in Lilo e Stitch doppiavo Pleakley, che però è tutta un'altra vocalità, che però è sempre una specie di maggiordomo del, quindi è un po', sì, riprende un po' sempre, sì, questa. In effetti lui era in coppia con come si chiamava il suo collega, Jumba, sì, sì. E, con questo monocolo, aveva un occhio soltanto, insomma molto eccentrico, spesso anche un po' femminile, se vogliamo, è vero, si atteggiava molto con delle vocalità molto femminili, un po', è vero. Ma sicuramente nel cuore comunque, sì. Nice della Tata è il maggiordomo che tutti, sì, vorrebbero. Nice, anche lui, un po' british, anche lui certamente, sì. Signorina Francesca, i piatti stasera li lava lei? Ecco, mi ricordo, Abbiamo fatto 6 stagioni, 6 anni, col grande Guido Leoni, grande direttore di doppiaggio che anche lui ci ha lasciato. Beh, complimenti vivissimi. Grazie. Tra l'altro nel tuo grande curriculum c'è anche Harry Potter. Il signor Weasley. Weasley. Ecco, lì è un po' più vicino alla mia voce. Devo dire che non ho fatto alcun sforzo per fare il signor Weasley. È il papà di Ron, uno dei maghetti, amico di Harry Potter. Ma il signor Weasley, devo dirti, sì, molto semplice, non c'è un grosso onere nell'affrontare un personaggio come quello. Di personaggi difficili, beh, avete visto all'inizio, Martin Short nel Padre della Sposa. Era un tipo di vocalità tutta all'estremo, molto esagerato. E poi era tra un maggiaro e un americano. E quindi io, a volte mi uscivano parole anche abruzzesi, tipo, aprisci quella porta! Ecco, tipo queste cose qui. Invece di matrimonio, dicevo matriaggio, invece di dire ok, dicevo chi papà Belo, ecco, ci stava benissimo. La sposa, le posa invece della sposa, sì, tanti anni fa. Ma sei tu che scegli il personaggio o il personaggio che sceglie te? Che carina, che domanda questa. No, sicuramente Katia diceva bisogna legarsi al personaggio, quello che fa, e giustamente Ivo diceva, quando il doppiaggio non dà modo di essere criticato vuol dire che è un doppiaggio che va bene, quando non ci si accorge, no, del doppiaggio. Fortunatamente devo dirti che un pizzico di personalità la metto sempre, però ecco, mai cadere nel caricaturale, nel macchiettistico, perché allora si diventa finti e discredita il personaggio stesso che si sta doppiando. Ecco, ci vuole un gran rispetto, quindi, senza dubbio, proprio per il personaggio che va effettivamente ad animare con la voce. Certamente. E a proposito di animazione, tu preferisci dare voce a personaggi reali oppure a personaggi come loro? Guarda, no, non c'è tanta differenza. Certamente nell'animazione, prima è stato detto in modo esaustivo, ampio, dettagliato e tecnico, che l'espressione in un cartone animato è meno di un'espressione, di una somatica, di una fisionomica, quindi di una realtà facciale umana. Senza dubbio dobbiamo arricchirlo, edulcorarlo, renderlo aggressivo, di più. Sì, l'animazione è più difficile, non c'è dubbio, è impegnativa, però mi fa piacere ovviamente doppiare tutto. Siamo dei professionisti, quindi dalle soap opere alle fiction, ai film di circuito, che circuito vuol dire il cinema, e ai telefilm e così via. Andrea, ci sono delle curiosità che hai ancora in serbo? Sicuramente la cosa che tutti, o forse non tutti, sanno, che sicuramente dietro il doppiaggio c'è una grossa recitazione.
quindi ci vuole anche una certa preparazione. Io ho sentito certe volte parlare anche di quello che succede purtroppo ultimamente, di usare personaggi famosi solo perché sono famosi, per dare voce a personaggi si rinuncia a delle vere e proprie interpretazioni solo per dire che nel cast c'è questa persona. E so che Mino ne aveva parlato, io l'avevo già sentito parlare di questa cosa qua, e volevo chiedere appunto, cioè, succede questa cosa, cioè, che vengono, non so, presa Belen per dire, per fare una voce di un qui film. E mi rivolgo ai miei colleghi, tocchiamo un tasto, un punto Dolens. C'è Katia che si è incontrata. Beh, certo, certo. Sì, ormai va di moda in marketing, si pensa che chiamando la Belen della situazione o la Valeria Marini della situazione porti pubblico al cinema, oppure perché magari se ne parla con Vincenzo Mollica, con vari giornalisti nel TG, oppure che ne so, Porta a Porta, da Vespa per intenderci, no? Ma insomma, ragazzi, io ho un'età. Nel 64 ero bambino e andai a vedere Mary Poppins. Mary Poppins, Julie Andrews, era doppiata dalla signora Maria Pia Di Meo, una grandissima nostra collega. Il padrone di casa era doppiato, il signor Banks mi pare che si chiamasse, da Peppino Rinaldi. Dick Van Dyke, lo spazzacammino, era doppiato da Oreste Lionel. Ebbene, forse al grande pubblico questi nomi allora, in illo tempore, significavano poco, ma le sale erano gremite in ogni fascia oraria, dalle 15 del pomeriggio sino alle sera, all'ultimo spettacolo. Quindi quando un film è doppiato bene da grandi professionisti del doppiaggio, servono loro, i veri talent siamo noi. E diciamolo, non è presunzione, ma è così, via. A volte anche gli stessi grandi attori di teatro portati, o di cinema, portati a doppiare un personaggio, lo rendono freddo, perché ci vogliono anni e anni di esperienza. Ecco, a proposito di esperienza e di assoluta professionalità che comunque sul palco oggi abbiamo visto, quanto ci vuole a preparare la voce di un personaggio, a prepararsi al personaggio? Ma questo è soggettivo. Lì, per esempio, nel caso di Peter Griffin, in un attimo ho capito che dovevo adattarmi nella fattispecie e personalmente a quel tipo di vocalità. Poi senza dubbio ci possono essere delle vocalità talmente difficili che si parla anche col direttore, si tenta insieme a lui di scegliere un tipo giusto di voce e poi si decide. Però siamo talmente ormai pratici, come diceva il poeta, no? I pratici infiorici quando è primavera, che ormai siamo abituati a tutto. E il doppiaggio può essere tutto il contrario di tutto, ma voi pensate se Tonino Accolla, mi dispiace, sto parlando sempre in modo elegiaco, e ricordo, ma l'applauso va anche a Tonino che ci ha lasciati prematuramente, se non si fosse inventato quella risata, ecco, che è stato un po' il marchio di Eddie Murphy, e se il direttore di allora, ma era Renato Izzo, quindi un direttore intelligente, non avesse approvato e concordato con lui quel tipo di risata, probabilmente sì, sarebbe stato un personaggio divertente, ma quel connotato, quella risata talmente particolare, avrebbe impoverito il personaggio stesso, che, così invece l'ha impreziosito. Che in realtà Eddie Murphy non faceva, cioè, no, cioè, non mi risulta, così fragoroso, esatto. Esattamente. Bene. Certe cose le dobbiamo proprio ai nostri doppiatori, certe cose che ci ricordiamo e che ci danno le battute, che quando scherziamo con gli amici ce la ridiamo sulla battuta. Se non ci fossero loro, non ci sarebbero queste cose qua. Quindi, secondo me, il mondo del doppiaggio è sicuramente una cosa importantissima che ci regala un sacco di emozioni, e quindi dobbiamo ringraziare Mino, dobbiamo ringraziare Ivo, dobbiamo ringraziare la Katia, Davide, per tutto quello che fanno e le emozioni che ci regalano ogni giorno con il loro lavoro. Anche perché un personaggio ce lo ricordiamo proprio quasi sempre per il timbro della voce e l'emozione che ci ha trasferito. Quindi ancora complimenti. Grazie Mino a voi. Caprio, grazie. Con che voce ci vuoi salutare? Allora, vi posso salutare con quale voce? Vediamo un po'. Beh, con quella di Termi.
A grande richiesta. Allora, vi mando un bacio tenero, oltre che mi spieghi a tutti voi di Campogalliano. Un bacio da Kermit the Frog, Kermit la rana. Ciao. È dolcissimo, Kermit. Grazie mille a Mino Caprio, qui per voi al Comics Adventure.